Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Cuciago, atmosfera invernale, dopo quasi una settimana, anzi una settimana di stop dall'enduro causa influenza atomica, adesso ci andiamo a fare queste discesine. Io non c'ero mai stato, sono molto brevi, è un circuito con 3 PS, le chiamano le PS di Cuciago, quindi tutte preparate, penso dagli scappati di casa di Cantù, scusate la voce ma ancora non c'è. Adesso ci andiamo a fare un pochino di discesine, ve le faccio vedere, sono tutte semplici, preparate. Se si ha poco tempo, diciamo che è un posto da tenere in considerazione. Cuciago, in provincia di Como, siamo vicino a Cantù comunque. Quindi risalita tutta nel bosco così e adesso andiamo. Quindi Cuciago, post influenza atomica. Andiamo a vederci queste discesine tanto osannate. Sono molto molto corte, molto corte. Però spezziamo una lancia in favore dei ragazzi che le sistemano, le curano e via dicendo. Cosa si fa? Almeno un po' più interessante rispetto alla prima che ho fatto, che finisce subito. Vabbè, come vedete, finita. Non so quanto sia la discesa, ma insomma, fatta la cieca così, forse un minuto. Per me qua il com c'è chi lo fa in 50 secondi, 40, tutto molto sfondato, simpatica, e la risalita è unica per tutte le discese. C'è un'altra che è quella che ho fatto prima. E saliamo. Fate conto che è un chilometro, chilometro e qualcosa. Si prende un 50, no, qualcosina di più, 70 metri di dislivello ogni salita, quindi è proprio una roba piccola piccola, però i ragazzotti che le sistemano fanno un gran lavoro, perché sono sempre pulite da quelle che mi hanno detto. E adesso, essendoci venuto finalmente per la prima volta, sembrano veramente pulite, insomma. Di qua. Thank you.
carina. Come vi dicevo, non sono veramente nulla di impegnativo, eh. C'è qualche saltino, molte spondine, tutto molto preparato. Quindi non c'è niente di assolutamente impegnativo. Ricorda un po' una colazza, ma sono lunghe forse un quinto. Però, come accennavo, se uno ha poco tempo, le giornate sono corte e via dicendo, abita magari in zona, adesso io non sono proprio attaccato, da casa mia una mezz'oretta di macchina, ma comunque rimane nel triangolo delle meraviglie che è Montorfano, Tavernerio, Spinaverde e adesso ci mettiamo dentro anche sta Cucciago. PS1, PS2, PS3, i nomi li trovate sempre su Trailforks, non mi ricordo come si chiamano, comunque su Trailforks trovate tutto. Chi non conoscesse l'applicazione Trailforks, affidatevi all'applicazione Trailforks, perché si spendono tanti soldi in 10.000 minchiate, ragazzi, ma se vi piace la mountain bike e vi piace un pochino almeno esplorare, da Trailforks potete tirare giù anche le tracce di gente che ha fatto magari un giro che volete fare, un percorso, una discesa e via dicendo. Se non siete degli smanettoni che volete mettere giù chissà quali tracce, ancora meglio, perché veramente riuscite a pianificare i giri con estrema facilità. Quindi spendete sti, non so quanti saranno, boh, forse anche 20 euro l'anno, si tratta di poco più di un caffè al mese, insomma, è una spesa che si può fare, no? Adesso io non so onestamente quanto costa, perché ormai sono abbonato da anni, come su Strava, poiché io per questioni che faccio la guida, per questioni mie personali che, insomma, ripeto, si spendono tanti soldi in cazzate, questi sono i soldi meglio spesi tra tutte le minchiate che si possono prendere, no? Però informatevi e fatevi l'acquisto. Questo circuito potete veramente fare in 2 ore e 10 discese, perché come vi dicevo sono molto molto corte.
Quindi di ritorno da questa uscita cucciaghese, si chiameranno così gli abitanti di Cucciago, i cucciaghesi. Quindi, come avete visto, è un circuitino molto corto su cui ci sono tre discese, la salita, se non mi sbaglio, è un paio di chilometri, un chilometro e mezzo. È un'uscita, lì potete farvi un'uscita con tranquillamente 5-6 discese. Sono veramente discesine molto piccole, molto brevi, ma carine. Nulla di impossibile, molto semplici, flow, insomma, è tutto in piccolo e tutto simpatico, quindi diciamo che per una scappata, una toccata e fuga è l'ideale, soprattutto se avete poco tempo e magari abitate in zona. Mi raccomando, l'iscrizione al canale, che non vi costa niente, dai dati di YouTube il 70% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale, quindi vi prego iscrivetevi, non vi costa nulla. Se avete voglia di seguirmi, tutti i contatti social ci sono sotto in descrizione, sotto ogni mio video. E attivate la campanella se volete essere aggiornati su tutte le uscite, che tutti i video che pubblico settimanalmente, più o meno settimanalmente, su YouTube. E niente, un like se vi è piaciuto il video. Alla prossima, ciao!